Amici di L'Esport Academy, ben ritrovati da Casalotti, da Leo Talusi per il secondo appuntamento con i quarti di finale di Europa League, Rete Eurocup della giornata, Lodigiani, RTS Queens. La maniera e via si parte con la partita con Lodigiani, RTS Queens. Dell'arrivo di Rosselli. Andiamo a buttare. Ecco Matteo. Non c'è più. Via, seconda palla, eccola. Sinistro profondo verso Nunnari. Tramacere tenta di passare, non sfonda il muro biancorosso. Destro, che volo di Taddei sul tiro di Gagliazzi. Gran parata dell'estremo difensore in maglia bianca. Dovidio, innamorati. Gagliazzi, è passato Dovidio col sinistro, Taddei prima con le mani, poi con i piedi, mancava solo il ciao ciao nella canzone della rappresentante di lista. Il rimpallo, Dovidio non calcia, eppure con il destro trova l'angolino e porta avanti la Lodigiani meritatamente. Biancorossi avanti dopo 9 minuti col destro di Eppure, che vuole la porta. Caporaso non la tiene. E rischia allora la Lodigiani per la prima volta. Filippi, che rischio che si sta prendendo. Filippi gira attorno addirittura ad Aurea. Poi strano rimpallo. Bibbo. Stacco di Cicero. E palla domesticata da De Luca. Gran lavoro di De Luca che passa in mezzo a tante maglie. La mette su Rosselli, che però si mangia clamorosamente il 2-0. Rimessa Lodi, Celli di testa, eppure la può giocare, non ha lo spazio però per calciare, solo per andare dietro da Malandrucco, con pazienza la Lodi, eppure supera l'avversario, calcia col sinistro, ennesima deviazione, poi c'è sempre sul pallone Gagliazzi, il destro di Dovidio, deviazione, e stavolta Rosselli se lo mangia ancora, sotto porta, di nuovo vicino al raddoppio la Lodi. Si è giocato la promozione fino alla fine. Rosselli accelera, Rosselli aspetta il tocco per il sinistro in porta, il raddoppio di Gagliazzi. Stavolta la Lodigiani trova la via del raddoppio. 20 secondi poi sarà finita, altra touche per l'RTS. Stacca Malandrucco, poi Eppure, forse c'è tempo per l'ultima azione della Lodi, non credo proprio, e infatti intervallo, tutti a prendere qualcosa, parziale di 2-0 per la Lodi. Fanni, e via si riparte col secondo tempo di Lodigiani RTS Queens. Stamerra, stava alzando Nunnari in pressing. Di Biagio, ma con il destro Dovidio la tocca per Stamerra, che va in porta, la alza Taddei, bravissimo. Sempre 2-0 per la Lodi, gol di Eppure e di Gagliazzi, tutto nel primo tempo. Destro di Di Biagio in avanti, deviazione di Ugolini, un assist per Dovidio che però deve perdere tempo con l'aggancio. Movimento di Stamerra, Ugolini mette il piede, poi Dovidio si accentra, aspetta l'arrivo di Eppure che è di nuovo zona tiro, ancora destro Eppure dal limite, è la sua mattonella, non sbaglia quasi mai. Al 29esimo è 3-0. Dovidio ad allargare sul destro di Biagio che coglie la traversa, non è finita, sempre Lodigiani in avanti. Eppure si ricordina, no, la lascia sempre a Di Biagio, stavolta la traiettoria non è verso lo specchio. Adesso usa il sinistro per trovare l'imbucata per qualcuno. Eppure un'altra volta, in quasi due tempi c'era arrivato Taddei. Lodigiani che resta comunque in agguato lì davanti in attacco con Dovidio. Aspetta l'arrivo di Nocentini vicino, scarico su Eppure, stavolta non calcia. E poi altro sinistro in porta, altro gol per il 4-0 della Lodigiani, doppietta anche per Gagliazzi. Cedroni, pallone che viene sradicato direttamente da Chiarelli, che però non trova l'1-4.
pallone in avanti con Stamerra che può andare dentro, è una buona idea. Nocentini, ancora Stamerra, mette il pallone al rimorchio, stop, che non c'è di Biagio che comunque riesce a calciare lo stesso trovando l'intervento di Taddei. Non è finita, Filippi eppure di nuovo per andare con il destro, rimpallo favorevole dei Biagio, 5-0 per la Lodigiani che vola in semifinale. Celli non la tiene, sinistro, palo e gol, ed è un gran gol per il 6-0, il gol di Nocentini che trova l'angolo giusto, battuto di nuovo Taddei. È comunque rimessa per l'RTS che vuole provare a concludere almeno con un lieve sorriso questo match, questo quarto di finale di Europa League. Ugolini ha tentato l'assist e non gli è riuscito. C'è possibilità per Filippi, anzi no, per Rosselli di correre. Rosselli la mette in mezzo, stop di Nocentini. Ed è doppietta in 2 minuti. 7-0 per la Lodigiani. Stop di Capitan Malandrucco, ma non c'è più tempo. La Lodigiani strapazza l'RTS Queens e vola in semifinale di Europa League della Rete Euro Cup. 7-0 il risultato.